Sestri Levante e Pineto pareggiano 0-0 nella seconda giornata di campionato nel girone B di Serie C, ma la gara avrebbe potuto raccontare ben altro, soprattutto per le tante occasioni da gol create e sciupate da entrambe le compagini. Cudini mischia le carte dopo il pari con la Lucchese, dentro Dutu, Baggi e Lombardi, out Marafini, Schirone e Chakir. I primi a farsi vedere sono i padroni di casa, ma il destro di Conti dal limite dell'area viene intercettato da Conti in due tempi. Ci prova Lombardi 10 minuti più tardi, ma Nakoura blocca in sicurezza. Poco dopo la mezz'ora il Pineto insiste con un traversone proveniente dalla sinistra. Villa ci arriva male, poi recupera il pallone Fabrizi, ma sullo scarico a favore di Lombardi il tiro del mancino finisce sull'esterno della rete. Un minuto e mezzo più tardi la clamorosa occasione sciupata dai biancoazzurri. Vince un contrasto del sole, si invola verso la porta Bruzzaniti, ma tu per tu col portiere avversario. Sbatte il pallone sul palo. Ora si va da una porta all'altra, Parravicini cerca il destro al giro, ma il pallone fa la barba all'incrocio di Tonti. Ora il Sestri insiste, la cavalcata di Furno sulla sinistra imbecca Parravicini. Colpo di testa, lambisce il montante. Al 41esimo è bellissima l'azione del Pineto, Bruzzaniti serve Fabrizi che scarta il cioccolatino, ma si divora il gol. Ad inizio ripresa, dopo 4 minuti, è ancora Parravicini ad impensieri le Tonti, ma il numero 22 abruzzese riesce a respingere l'insidia del numero 9. Attorno al quarto d'ora il Pineto prova a riaffacciare la testa in avanti, ma il mancino di Del Sole non prende il giro giusto con la disperazione del numero 27 biancazzurro. Il Sestri Levante prende coraggio e nell'arco di un minuto e mezzo crea parecchi grattacapi alla difesa abruzzese. Per un paio di volte si salva Tonti. Su calcio d'angolo è impreciso l'attacco ligure che sotto porta non riesce a cambiare volta al match. Prima della fine l'ultimo a provarci è comunque il Pineto, ma sull'imbeccata mancina di Bruzzaniti nessuno riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al minuto 99 termina definitivamente la gara. Pineto che può e deve recriminare davanti alle occasionissime targate Bruzzaniti e Fabrizi, ma nello stesso tempo biancazzurri che tornano in Abruzzo consapevoli di aver fatto il massimo e di aver mosso comunque la classifica.